dopo tutti questi anni, dopo tutti questi film, che cos'è per lei ancora il cinema? Ci sono due elementi, due cose da dire. Innanzitutto ci sono ancora molti temi che io non ho trattato, oppure non li ho trattati in maniera sufficiente, ovvero secondo tutti i vari punti di vista, su tutte le varie angolazioni. Ma soprattutto quello, la ragione per cui io continuo a fare film è una ragione molto egoistica, perché adoro le riprese, adoro il periodo in cui si gira, gli attori si amano, agitano sul set. Finché continuerò ad amare questo lavoro, continuerò a girare e non vedo perché dovrei fermarmi, un po' come le vecchie cuoche nella loro cucina che non si staccano più dai fornelli fino alla fine. Lei sembra avere un conto aperto con la borghesia nei suoi film. Sì, la borghesia, diciamo che il 90% delle persone che poi dirigono la nostra società vengono dalla borghesia, sono borghesi, sono comunque di origine borghese. Secondo me non esistono poi altre classi, diciamo che tutti i film parlano della borghesia per questo motivo, anche quando si parla delle periferie magari sono comunque persone che poi desiderano diventare borghesi, per cui ecco il perché di questo tema ricorrente. Les bourgeois espèrent qu'ils vont devenir de futurs bourgeois. C'è qualche regista che l'ha influenzata in modo particolare? Bien sûr, mais ce qui est amusant c'est qu'ils sont d'inspiration eux-mêmes assez différente. Sì, certo, ma quello che è divertente è che tutti questi registi poi hanno ispirazioni diverse, sono tutti molto diversi fra loro. Ora, essendo in Italia, ora cito Roberto Rossellini, se fossi in Germania citerei Fritz Lang, o in Gran Bretagna Hitchcock, in Francia Renoir. Sì, diciamo che tutti questi registi fanno parte del mio piccolo pantheon. Ma c'è vero che ceux-là, per esempio, sono completamente, oui, font partie de mon petit pantheon. Se le dico Isabelle Huppert, lei cosa mi dice? Le direi che deve prendere almeno 10 kg, perché sì, io capisco bene, vuole sempre dimagrire, vuole avere un certo tipo di silhouette, ma se vuole girare dei film con me dovrebbe effettivamente ingrassare un po'. Il mio augurio per lei è di mangiare patate per tutta la giornata e di riuscire ad ingrassare. Se dovesse scegliere un film di Claude Chabrol, quale sceglierebbe? Vous avez des enfants? Ah, dommage, parce que sinon j'aurais demandé lequel vous choisissez. Altrimenti le avrei chiesto quale sceglierebbe dei suoi figli. Bon, en fait, dipende dai momenti. A volte amo i film che poi magari sono considerati i più brutti, ma proprio per quello, cioè è molto difficile. Non c'è comunque un film per cui io giudichi, appunto, un film che io giudichi essere magnifico, perfetto. C'est très rare qu'il ne me fasse pas rougir de honte, pour dire la vérité. C'è qualche consiglio che darebbe a qualche giovane regista che vuole intraprendere questa carriera? Ci sono sì due consigli, ma uno soprattutto di non ascoltare nessuno e poi soltanto di andare a vedere, di trovare dove sono i soldi, andare dove c'è il denaro. C'è qualche attore o qualche attrice con cui vorrebbe lavorare e con cui non ha mai lavorato? Oh, il y en a beaucoup et à vrai dire tous les bons avec qui j'ai pas encore travaillé, j'ai envie de travailler avec eux. Certo, ce ne sono molti, tutti bravi attori con cui non ho ancora lavorato, io avrei voglia di lavorare con loro, però a volte ci sono anche delle grandi sorprese, magari giro un film con qualcuno che penso essere un buon attore e poi si rivela addirittura un attore meraviglioso, stupendo. Ecco, adesso non vorrei citare dei nomi, perché quando gli attori, le attrici a cui si chiede qual è il regista con cui vorreste girare un film rispondono e dicono il mio nome, sono ovviamente contento, se non mi citano sono furibondo, e allora ecco perché anch'io non cito nessuno. Quand il me cite, je suis content, ma quand il me cite pas, je suis furibardo. Donc, je ne cite personne. C'è qualche regista che considera in qualche modo un suo erede? Oh, ben, j'espère que non. No, spero di no, assolutamente, nessuna pietà, e ad ogni modo non avrebbero nessuna eredità. De toute façon. Merci.